ॐ नमो भागवते वासुदेवया। ॐ नमो भागवते वासुदेवया। ॐ नमो भागवते वासुदेवया। हरे कृष्ण, benvenuti a tutti, consueto appuntamento sul con la Bhagavad Gita. Hare Krishna. E, come ogni martedì e giovedì, anche oggi leggiamo un verso dalla Bhagavad Gita. Stiamo facendo un seminario. Proprio tu ti chiami? Felice, che nome, Felice, Hare Krishna. Io Riccardo, poi Tulasi Gopi, Madhaji Cristina, Madhaji Anita e Luciano. Hare Krishna. Presentazioni fatte, poi gli altri 200 te li presento dopo. Tanto non vedono da internet, non sanno che vedono soltanto me, quindi si bevono tutto quello che... Ah, tu ci vedi, quindi pensavi fosse pieno di... Hare Krishna, Felice. Ok, allora... Leggiamo quindi prima il verso sanscrito. Tutti abbiamo la Bhagavad Gita, ce l'abbiamo tutti, perché lì il verso non è scritto. Sì, se la distribuiamo così possiamo anche ripetere e leggere insieme. Vedo il Sigobi, se rimedi un po' d'acqua calda possibilmente, perché... Ah, grazie Madaci. Sì, calda da rubinetto. Grazie. Ok, allora verso 23. Yotsyamanan avekshe ham ya ete tra samagata dhartarashtrasya durbudher युद्धे प्रिया चिकीर्षवा योत्स्यमानानवेक्षेहम् यायते त्रा समागता धार्थराष्ट्रस्य दुर्बुधेर् युद्धे प्रिया चिकीर्षवा। योत्स्यमानान् अवेक्षेहम् यायते त्रा समागता धार्थराष्ट्रस्य दुर्बुधेर् युद्धे प्रिया चिकीर्षवाम् योत्स्यमानान् अवेक्षेहम् यायते त्रा समागताम् धार्थराष्ट्रस्य दुर्बुधेर् युद्धे प्रिया चिकीर्षवाम्। Luciano, provo, vuoi provare? Yotsyamanan aveksheham yaete tra samagata dartarashtrasya durbuder युद्धे प्रिया चिकीर्षवा। Hare Krishna. Felice proprio? Vuoi provare tu? Prova. Tanto anche se si sbaglia, come si dice, no? Sbagliando si impara. Però anche leggendolo senza la melodia. No, fa niente. Tanto, guarda, in realtà si legge esattamente come sta scritto. Tranne alcune cose come la S col puntino sotto che è sh. Però poi per il resto è esattamente come sta scritto. Puoi anche leggerlo così, tipo Yotsamanam Avekshe Ham.
tranquillamente, senza melodia. Yotze mana mavekshaham yaete tra samagata durbuder dhartarashtrasya durbuder yudhe priya chikirshavaha. Grazie, Hare Krishna. Yotsyamana navekshaham yaete tra samagata meno che leggilo, leggilo soltanto, dai. Vabbè, ma all'inizio ci deve essere Yotsyamanan Aveksheham Yotsyamanan, coloro che stanno per combattere, Avekshe, fammi vedere, Aham, io, Ye, chi, Ete, quelli, Atra, qui, Samagata, riuniti, Dhartarashtrasya, per il figlio di Dhritarashtra, Durbuddhe, malvagio, Yudhe, nel combattimento, Priya, bene, Chikirshava, desiderando. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhai Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Qui è Arjuna che parla, sta parlando con Krishna e gli dice: lasciami vedere coloro che sono venuti qui a combattere col desiderio di soddisfare il malvagio figlio di Dhritarashtra. Rileggiamolo insieme. Lasciami vedere coloro spiegazione. Non era più un segreto che per nessuno il fatto che Duryodhana volesse usurpare il trono dei Pandava con i loschi piani tramati insieme a suo padre Dhritarashtra. Tutti quelli che si erano riuniti, uniti al campo di Duryodhana, dovevano dunque essere persone della stessa natura. Arjuna vuole vederli prima che il combattimento abbia inizio per sapere chi sono, ma senza intenzione di proporre loro negoziati di pace. Vuole vederli per valutare le loro forze, anche se ha fiducia nella vittoria perché Krishna è seduto al suo fianco. Hare Krishna. Ok. Leggiamo una lezione di Srila Prabhupada su questo verso tenuta a Londra il 19 luglio del 1973. La traduciamo dal sanscrito, quindi sarà un italiano meno spedito, però. Allora, una bellissima lezione oltretutto, eh? Prabhupada. Dhartarashtrasya durbuddher. Durbuddhi. Usurpare la proprietà altrui è durbuddhi. Da malvagi.
perché uno dovrebbe usurpare la proprietà altrui? Non è una cosa buona. Tena tyak tena bungita magrida kasya svidanam. Questo è un verso dalla Sri Upanishad. Questa è l'istruzione vedica, che tu accetta solo ciò che ti è stato fornito. Non usurpare la proprietà altrui. Questa è pace. Ogni cosa appartiene a Krishna. Così, qualunque cosa Krishna ti fornisca, come prasadam, come suo favore, tu accetta e sii soddisfatto di questo. Questo è il principio base della pace nel mondo. Ma poiché le persone non sono educate in questo modo, ognuno vuole sempre di più e ancora di più. Ma questa non darà soddisfazione. Così, questo è durbuddhi, malvagità. La cultura vedica è che consiste nell'essere soddisfatti della propria posizione. Non c'è il problema di morire di fame in qualunque posizione di vita, in qualunque condizione di vita non c'è in realtà il problema di morire di fame. Le persone stanno cercando di produrre uno sviluppo economico, ma in accordo con gli shastra questo non è possibile. Sviluppare la vostra posizione economica semplicemente attraverso uno sforzo. Tu sei destinato ad ottenere la tua parte mescolata con felicità e sofferenza. Questa è la natura. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Questi sono i quattro principi delle attività umane. Innanzitutto c'è il Dharma. Dharma significa rispettare gli ordini del Supremo. Allora, qui quando parla di Dharma, Artha, Kama e Moksha, tutti abbiamo in mente, no, come è fatta la svastica, no? La svastica, la croce, come la chiamano, la croce celtica. In realtà la svastica, questa croce uncinata, rappresenta il tempo. Rappresenta il tempo, è la forma stilizzata, il disegno stilizzato del tempo, dell'arma Sudarshan Chakra di Krishna. Abbiamo visto che Krishna a volte qui non c'è questa immagine, comunque è disegnato a quattro braccia. L'avete mai visto? Quattro braccia, no? E porta in queste braccia una mazza, un disco, un fiore di loto e una conchiglia. Allora, il fiore di loto e la conchiglia servono per benedire i devoti, per benedirli. La mazza e il disco servono per punire gli atei, i miscredenti, i demoni, coloro i quali si ribellano a Krishna. Allora, questo disco trova una sua rappresentazione stilizzata nella svastica, e la svastica, per la precisione, ad individuare le quattro tappe delle attività umane, come sta dicendo qui. Allora, prima c'è Dharma, poi c'è Artha, poi c'è Kama e poi c'è Moksha. Brevemente, Dharma sono le attività pie, seguire i principi religiosi, seguire la religione. Di conseguenza, obbedendo alle leggi di Dio, automaticamente Artha, automaticamente non manca niente nel mondo. Krishna fornisce esattamente, Dio fornisce esattamente quello che serve, perché l'uomo si sta conformando alle sue leggi e quindi anche la natura collabora. La natura, strumento di Dio, strumento di Krishna, collabora con gli uomini quando questi si mettono in una condizione di vita pia, cioè favorevole agli ordini, alle leggi. Così come sono una società, ci sono delle leggi, ci sono delle norme, se il cittadino le rispetta, automaticamente il governo è la società è pacifica, no? E il governo elargisce tutto ciò che serve ai cittadini. Se invece non seguono le leggi, vengono sbattuti in gattabuia e c'è caos, c'è confusione, c'è sempre tentativo di sopraffazione, la legge che cerca di punirli, acciuffare i fuorilegge, c'è confusione nella società. Allora, Dharma, seguire le leggi di Dio. Artha, di conseguenza, c'è lo sviluppo economico, si sta bene, Krishna elargisce tutto. Però cosa succede purtroppo? Che l'uomo, in Kali Yuga, in questa epoca particolarmente accentuata questa caratteristica, l'uomo, trovandosi in una condizione di benessere economico,
non trovandosi quindi in una condizione di necessità, avendo tutto quello che gli serve, come utilizza tutto ciò che ha ottenuto? Gratificandosi i sensi. Kama. Praticamente utilizza questo benessere economico, questo benessere che c'è, questo sviluppo economico, questa ricchezza, la utilizza per gratificarsi i sensi. Cioè utilizza il denaro per ottenere piacere per i propri sensi. Diventa servitore dei propri sensi, praticamente. All'inizio parte come servitore di Dio, parte bene, però poi si rovina strada facendo e diventa godas, servitore dei propri sensi. Perché la ricchezza, il benessere, nascere in una buona famiglia, per esempio, avere bellezza fisica, queste caratteristiche, belle caratteristiche, queste belle opportunità sono paragonate agli intossicanti, perché inebriano e uno si dimentica che è un servitore di Dio e che deve usare tutto quello che ha per Dio, non per se stesso, per quello che crede di se stesso, sia per il proprio corpo. Diventa servitore di sensi, praticamente. Godas, anziché Goswami, utilizzare i sensi per servire Krishna, perché sono suoi, i sensi sono suoi, mica me li sono costruiti io, mica li ho fabbricati io questi sensi, con tutto quello che portano al rimorchio. Sono suoi, il giusto utilizzo è utilizzarli al suo servizio, appunto. Questa è proprio la perfezione. Lo si dice, un dono di Dio, se è di Dio, è suo, quindi va usato per lui, no? Così come lui, questo è il telefonino di Felice, significa che di Felice deve essere utilizzato per Felice, non è che non lo prendo e mi faccio le telefonate per conto mio, no? Tuo è tuo, significa che tu devi goderne, tu sei il primo, sei il proprietario e quindi di conseguenza sei il beneficiario di questa cosa. E così questo è un dono di Dio, significa che deve essere utilizzato per lui. Però poi succede questo, che dopo aver sfruttato al massimo la natura materiale, tutto quello che mi circonda, per goderne, siccome stiamo agendo contro la nostra stessa natura, non è quella la nostra natura di essere i goditori, noi siamo servitori di Krishna, poi ci pensa Krishna a darci quello di cui abbiamo bisogno, così come una radice va nutrita e poi ci pensa la radice a dare tutte le sostanze nutritive a tutte le parti dell'albero. Non devo andare io personalmente a portare l'acqua o il nutrimento foglia per foglia, rametto per rametto, è sbagliato, l'albero morirà, seccherà e morirà. Invece se io utilizzo tutto per Krishna, allora automaticamente Krishna mi dà quello che mi serve. Invece kama, se io utilizzo tutto quello che mi circonda per cercare di trarre beneficio, di portare l'acqua al mio mulino, per cercare di succhiare piacere tutto quello che mi circonda, il risultato è frustrazione. Allora si arriva alla quarta tappa, praticamente, che è moksha, cioè la persona frustrata da queste attività materiali, da questo tentativo di godere della natura materiale e quindi dall'insoddisfazione che ne deriva, desidera la liberazione. Dice basta, non voglio più tutto questo, voglio liberarmi. Allora ritende verso una qualche forma di religione, di rinuncia. Ok, quindi queste sono le quattro tappe: Dharma, Artha, Kama, Moksha. Queste quattro tappe. Allora, questa è la natura, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Questo si trova spiegato nello Srimad Bhagavatam al quarto canto, qui Prabhupada dà un riferimento. Questi sono i quattro principi delle attività umane. Innanzitutto c'è Dharma. Dharma significa rispettare gli ordini del Supremo. Questo è Dharma. Così le persone però non sanno chi sia il Supremo veramente e quali siano i suoi ordini. Così, che razza di religione è? What kind of religion? Che tipo di religione è? Essi accettano Dharma, la parola Dharma, come se fosse religione, fede, semplicemente una superflua fede. Ma questo non è il vero significato di Dharma. Dharma significa rispettare gli ordini del Supremo. Dharmanto sakshad bhagavat pranitam, un altro verso si trova nello Srimad Bhagavatam, significa che il sentiero della religione è tracciato da Dio, direttamente da Dio. Dharmanto sakshad bhagavat pranitam, è lui che traccia il sentiero della religione, non noi. Allora dobbiamo informarci. Questo è il significato di Dharma: obbedire, obbedienza a Dio. Se non c'è idea di cosa Dio sia, che dire di obbedirlo, di obbedirgli? Ovvio, no?
Ma questo è il semplice significato di religione: obbedire a Dio. Tutto qua. Tre parole: obbedire a Dio. Tre parole. Dio è il supremo proprietario. Dio è colui il quale controlla e sostiene tutto quello che esiste. Bhaktaram Yagya Tapasam Sarva Loka Maheshwaram. Nella Bhagavad Gita è detto questo. Quindi noi siamo mantenuti, noi siamo dominati, noi siamo servitori. Noi dovremmo quindi rimanere obbedienti a Dio. Questa è religione. Dov'è la difficoltà? Sfortunatamente la gente non sa cosa Dio sia, quale sia il suo ordine, il suo comandamento, cosa sia religione, cosa significhi religione, non lo sanno. E si fabbricano una religione. Poiché la gente non sa, non conosce questo semplice procedimento, questo semplice processo di servire Dio, di obbedire ai suoi ordini, sono definiti, queste persone che non lo conoscono questo semplice processo, sono definiti durbuddhi, come qui nel verso che abbiamo esaminato, l'ultima parola della terza riga, durbuddhi. Quindi questi sono definiti durbuddhi, ossia buddhi significa intelligente, come Buddha, colui che possiede l'intelligenza suprema. Buddhi, l'intelligenza, dur buddhi, cioè senza intelligenza, dur buddhi. Prabhupada dice non veramente intelligenti, in altre parole un mascalzone. Allora, nella Bhagavad Gita è chiaramente detto muda significa asino, mascalzone. Questo mascalzone è colui il quale non conosce il suo stesso interesse, cioè non conosce come ottenere beneficio per se stesso, non lo conosce il modo. E questo egli è chiamato muda, asino, proprio come un asino. L'asino l'intero giorno lo trascorre lavorando con tonnellate di vestiti, di abiti sulla sua schiena, ma e neanche un pezzo di questi abiti appartiene a lui. Lui li trasporta, ma niente è suo di quello che trasporta. Questo è un asino. Ed egli, l'asino, lavora così duramente solo per una manciata d'erba, che oltretutto è reperibile ovunque. Ma egli, l'asino, pensa: oh, questo gentiluomo, questo washerman, come si dice, questo lavandaio mi darà il cibo, mi sta dando il cibo, me lo darà ancora. Questo è asino, che praticamente in India ci sono gli asini che vengono utilizzati dai lavandai per trasportare i vestiti puliti, no? Sporchi e puliti, poi li portano su e giù dai villaggi, e ci sono questi asini che in realtà percorrono questi sentieri dove c'è erba fresca da un lato e dall'altro. Cioè basterebbe che loro si scrollassero i vestiti addosso, cioè tonnellate di vestiti addosso, andassero a mangiare questa erba fresca. Invece cosa fanno? Tutto il giorno avanti e dietro, questo carico pesante, soffrono con lavandaio che li frusta per andare su e giù, e alla fine della giornata cosa ottengono? Una manciata di erba secca, praticamente. E lui è contento: sì, devo continuare a fare questo lavoro, così alla fine della giornata mangerò. Ma basta che ti volti un po' di lato o dall'altro e vedi tanta erba fresca, non c'è bisogno che tu faccia tutto questo, dice, fa notare il Bhagavatam, lo Srimad Bhagavatam, il puro devoto, i puri devoti, gli Acharya ci fanno notare questo, che l'uomo non è fatto per lavorare duramente come un asino, praticamente. Questo è asino. Questo cibo può essere ottenibile, reperibile ovunque, in qualunque luogo, ma egli pensa così. Pensa: il lavandaio mi darà da mangiare, devo lavorare duramente. E così continua a lavorare duramente. Così il karmi agisce così. Il karmi, colui il quale il karmi, per karmi, questa è una parola molto usata, il karmi è il lavoratore, quello che lavora perché vuole ottenere un risultato, sia denaro, per poter gratificarsi i sensi. Cioè lui lavora per ottenere un risultato di cui godere direttamente. Questo è definito karmi nelle scritture vediche. Allora il karmi la pensa così:
egli mangerà 2 ciapati o 4 ciapati. Ciapati è pane molto semplice, farina sulla piastra, farina, acqua, farina e sale, pane molto semplice. Egli mangerà 2 ciapati o 4 ciapati, ma egli continuerà a lavorare giorno e notte. E se tu vuoi incontrarlo, ti dirà: oh, non ho tempo. Egli non pensa ad altro, pensa solo: io sono interessato soltanto a mangiare 4 ciapati, benché questi siano reperibili facilmente in qualunque altro luogo, come l'erba dell'asino, no? Acqua e farina. Così non pensa: perché dovrei lavorare così duramente? Purtroppo questo buonsenso, dice Prabhupada, non giunge, non c'è. Egli lavora, 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 soldi, soldi, più soldi, più soldi, più soldi. Il Bhagavatam invece dice: no, no, questo non è il tuo business, questa non è la tua occupazione, questa. I 4 ciapati sono già destinati a te, tu li otterrai in qualunque circostanza. Non sprecare il tuo tempo semplicemente convinto di dover svilupparti economicamente. Non perdere il tuo tempo. Tu non puoi ottenere di più e non puoi ottenere di meno. Questo è già lì, ciò che ti spetta è già lì. Così utilizza il tuo tempo per comprendere Krishna. Questo dovrebbe essere il tuo business. Ma la gente non accetta questo discorso. Questo è perdita di tempo, pensano. Assistere alla conferenza sulla Bhagavad Gita, questa è una perdita di tempo. Questo stesso tempo lo potrei utilizzare per guadagnare centinaia di dollari. Questa è la loro occupazione. Ecco, questi costoro sono definiti durbuddhi. Durbuddhi, non veramente intelligenti. Tutti muda, asini. Reale intelligente, la persona realmente intelligente è colui il quale è soddisfatto con ciò che Krishna gli ha fornito. La persona veramente intelligente pensa: se Krishna vuole mi darà di più, ma lasciate che io diventi cosciente di Krishna, lasciate che io studi, io approfondisca riguardo a Krishna, lasciate che io predichi riguardo a Krishna, lasciate che io ascolti riguardo a Krishna, lasciate che io veda con i miei occhi Krishna, la divinità di Krishna. Lasciate impegnare le mie mani nell'adorazione a Krishna, per esempio nel pulire il tempio. Queste mani, lasciate che io le utilizzi per questo. E lasciate che le mie gambe siano impegnate per andare al tempio. In questo modo, tutti i nostri sensi dovrebbero essere impegnati al servizio di Krishna. Questa è la nostra reale attività. Tassyaiva heto prayateta kovido nalabhyate yad brahmatammu pariyadha. Srimad Bhagavatam, nel primo canto, 5° capitolo. Tassyaiva heto, per questo scopo soltanto. Che scopo? Questo scopo di cui parla il Bhagavatam non è ottenibile peregrinando nell'intero universo su e giù. Questo è il vero scopo della vita, non è reperibile così, andando su e giù, up and down, viaggiando peregrinando per l'intero universo. L'entità vivente sta peregrinando per mezzo della trasmigrazione da un corpo a un altro e andando su e giù, perché ricordiamo che l'universo non è un pastrocchio buttato dal caso nel nulla, non è così. L'universo ha proprio una sua geografia, ha proprio una sua topografia. Ce l'ha la città, ce l'ha Roma, la sua topografia, non vedo perché non dovrebbe avercela l'universo, no? Beh, questo poi lo prendiamo nel dettaglio nello Srimad Bhagavatam, nel canto 5. Ha proprio una sua topografia, una sua geografia. C'è il nord dell'universo, c'è il centro dell'universo e c'è il sud dell'universo, e poi c'è il profondo sud dell'universo. Nord dell'universo in sanscrito, il nord dell'universo è definito Param Desha. Param Desha, Param Desha, che vi viene in mente Param Desha? No, su nell'alto dei cieli, Param Desha. Questo è sanscrito, però assomiglia tanto 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 ad una parola che
No, Paramdesha, il Paramdesha, paradiso. Paradiso. Esistono quindi i paradisi veramente. Però prendiamo che non è lo scopo ultimo della vita. Perché Paramdesha nel Bhagavatam, nei Veda, è spiegato che anche i luoghi chiamati Paramdesha, Param significa superiore e Desha luogo, Paramdesha, Desha anche destinazione, scritto Desa, no? Desa destinazione, sembra Para superiore, quindi destinazione superiore. Questi paradisi, che oltretutto sono descritti nel dettaglio, sono caratterizzati da una vita lunghissima, lunga, 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 talmente lunga che sembra quasi eterna, ma non lo è. E chi finisce in questi luoghi di delizie, questi paradisi, così come siamo abituati un po' nell'immaginario collettivo, no? A immaginarceli appunto luoghi di delizia dove si mangia bene, tutto è bello, non succede mai niente, non ci sono mai conflitti, anche quando ogni tanto c'è qualcosa che non va si risolve subito, non come qui che si protrae, no? si protrae gli scontri tra tra avvocati, querele, si va in tribunale, anni e anni, non si finisce più, guerre civili intestine, guerre tra nazioni, guerre mondiali, e qui non ci si raccapezza mai. Invece lì, sì, ogni tanto può succedere qualcosa che non va, sempre il mondo materiale, però si risolve subito. Non c'è la malattia, non c'è la malattia, prendiamone. No, è vero, non ci sono malattie nel mondo, nei paradisi, non c'è la vecchiaia, non c'è neanche la vecchiaia. Praticamente sappiamo che si indossa una ghirlanda di fiori, e nell'ultimo anno questa ghirlanda invecchia e uno sa che deve lasciare quel pianeta lì, no? Però sempre giovane, tranquillo, quella ghirlanda invecchia e manifestano un figlio, in quei casi lì manifestano un figlio, no? Lasciano la prole, la continuazione della stirpe, e vanno via in un altro pianeta, normalmente scendono giù, pianeta Terra. Come? Chiedono se c'è una morte fisica. Sì, il fisico è sempre morto in realtà. Il fisico è come un vestito. Chiedono, ma c'è una morte fisica quando si lascia lì? No, perché non sono fatti i corpi lì di elementi grossolani. Terra, fuoco, acqua. Sono corpi sottili, no? C'è un modo differente di invecchiare con il corpo sottile. Non è contemplata la vecchiaia come qui, rughe, decadimento fisico, affanno, non c'è quello, vecchiaia, non c'è quello, è tutta un'altra storia. Appunto, indossano questa ghirlanda di fiori, una bellissima ghirlanda di fiori, sempre fresca, sempre verde. E nell'ultimo anno inizia ad appassire e uno sa che deve scendere, deve andare via, lo sa, lo avverte, e non è bello. Eh no, purtroppo l'angoscia c'è, quella c'è, perché tu immagina di avere tutto quello che hai sempre desiderato, e molto più di quello che tu potresti immaginare o che io stesso potrei immaginare, e di doverlo lasciare, terribile, è meglio non avere niente, almeno ho meno attaccamenti. Eppure, hai visto quanto soffriamo qui? Appena c'è il pericolo della morte, non abbiamo niente, siamo veramente, veramente messi male, eppure... Nessuno vuole parlare di morte, c'è una precarietà, c'è una povertà indicibile, grossolana, intellettuale, ma eppure abbiamo così paura di lasciarla. Tu figurati ad avere tutto. Ecco. Dopo quel livello non è detto che si va, la domanda è, ma dopo quel livello si va in un altro migliore? Non è detto proprio, perché... se tu utilizzi male quella chance, certo, sì, vai via felice, molto lontano. Ah, quindi sei di passaggio qui. Grazie Felice, ma tu segui spesso i programmi qui, avvertivo, intuivo che sei. Ah, tra i Das Prabhu. Hare Krishna, salutacelo tanto. Sì, sì. Salutaceli tanto. Riccardo, tutto il tempio di Roma, mi chiamo Bhakta Riccardo, Tulsi Gopi,
Grazie allora, Hare Krishna, Hare Bol. Sì, voglio da morire, è andato apposta. Ok, si va via anche da lì. Vuoto. Si va via anche da lì e non è detto che si raggiungano da lì destinazioni superiori. Lo scopo dovrebbe essere quello. Tu hai lì non hai lì il problema della sopravvivenza. Hai già tutto. Quindi la persona intelligente dovrebbe utilizzare questa condizione per avanzare spiritualmente. Materialmente parlando sto a posto, quindi lasciate che io mi impegni, come diceva prima, lasciate che io impegni la mia intelligenza al servizio di Krishna, lasciate che io impegni le mie gambe, le mie mani, non devo impegnarle per sopravvivere, per arrivare a fine mese, non devo utilizzarle per quelle, già c'ho tutto. Invece no, come dicevamo prima, queste condizioni così paradisiache fungono un po' da inebrianti, da intossicanti. Uno poi intossicato, inebriato, pompato di nettare, come sono bello, come sono intelligente, come sono capace, come sono virtuoso, la si utilizza questa condizione per gratificarsi ancora di più i sensi e ci si dimentica natevidu svartagatim vishnum. Le persone non lo sanno che lo scopo finale, lo scopo della vita è di realizzare Krishna, di servire Vishnu, di diventare devoti di Krishna. Non lo sanno e allora sprecano, no? Shrama eva i kevalam, sprecano il loro tempo, sprecano questa opportunità. Infatti lo dice dopo, lo dice attività pie, come una persona che va in vacanza. Allora anche da lì possono effettivamente impegnarsi in coscienza di Krishna per andare, per tornare definitivamente da Krishna. Per tornare definitivamente da Krishna, e potrebbe essere definitivo in qualunque luogo. Uno non ha necessità di andare nei Paramdesha per avere una possibilità in più, anzi, guarda, in realtà è spiegato nel Bhagavatam, nella Chaitanya Charitamrita, che molti Deva, i più intelligenti, Deva sarebbero gli abitanti di questi pianeti Paramdesha, che, apro parentesi, sono finiti lì perché delle loro attività pie quando erano qui. Questa terra fa parte dei pianeti mediani, si chiamano anche karma loka, cioè luoghi dove si produce karma, cioè dove tu da qui puoi andare su o puoi andare giù, cioè da qui produci quel karma necessario per andare su in vacanza alle Seychelles, al Grand Hotel, oppure giù pianeti inferiori dove ci sono tante malattie, dove c'è tanta sofferenza, perché hai agito empiamente. Invece se vivi, agisci piamente, vai su. Buoni. I buoni vanno. Chi è che va in paradiso? Nella tradizione, nell'immaginario collettivo, chi è che va in paradiso? I buoni, mica ci vanno i cattivi. È così. I cattivi non ci vanno. Cattivi non ci vanno, i buoni vanno in paradiso. E così, se tu agisci secondo il Dharma, agisci piamente, fai beneficenza, ti comporti bene, non uccidi, non rubi, non fai questo, non fai quello, ti attieni dalle norme etico-morali, religiose, pseudo-religiose, accumuli attività pia, accumuli crediti, che puoi andare a spendere lì, vai lì. Cioè tu quello che fai ti ritorna nella forma di una condizione paradisiaca. O in questo stesso pianeta, infatti vediamo tante persone ricche, no? Che stanno bene, non si ammalano praticamente mai, sono belli, sono famosi, sono colti, sono ricchi, vediamo che qui ci sono delle condizioni paradisiache o no? Si ammalano. Se invece, c'è invece quelli che hanno accumulato ancora più crediti e vanno ancora più su, in condizioni paradisiache ancora più favorevoli. Però, se inebriati da questo benessere, tornano giù. Perché nelle acquisizioni materiali c'è perdita e diminuzione, cioè diminuiscono le perdite alla fine, sono dei crediti, come i crediti, come i buoni del tesoro, come un conto in banca, se spendi, scende e finisce. Più ne hai, più godi, però sempre finiscono. Oh. E torni qui. Allora, dicevo, nello Srimad Bhagavatam, nella Chaitanya Charitamrita, addirittura è spiegato che ci sono tra i più intelligenti di questi Deva, di questi esseri celesti, i più intelligenti di loro desiderano, ambiscono a rinascere qui, venire qui,
In questa epoca, soprattutto così disgraziata, Kali Yuga, perché si vive poco, 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 e c'è un metodo semplicissimo per tornare da Krishna. Non ci sono tante distrazioni. Sì. Quello sempre, finché non si è puri devoti si è sempre nel rischio di cadere. No, i puri devoti no, no, aspetta, quando parliamo dei Deva non sono puri devoti, eh? Devoti misti si chiamano, devoti misti. Ha voglia. Il Deva può inciampare qui, ha voglia. Se volesse non tornare qui, c'è un unico modo per non tornare qui. C'è un unico modo. Sviluppare coscienza di Krishna. Quello è l'unico modo per non tornare qui, per non tornare su, per non tornare giù. Mataji, dimmi. Io ripeto, cioè, la Mataji Cristina che sta facendo una, non so se un'affermazione, una domanda, comunque io la ripeto, perché purtroppo c'è il microfono che si è scassato. Qui, anche qui, no, qui proprio, tra i pianeti mediani, il pianeta Terra, Bhumandala, è quello più fortunato, perché viene Chaitanya Mahaprabhu, che viene Krishna, beh, scelgono proprio di venire qui, vanno anche altri posti, però qui hanno una... Ci sono altri pianeti mediani, però questo è speciale. Sì. Pianeti paralleli, sì, ci sono pianeti... No, sempre materiale, qui è molto tutto. Quello che facciamo noi, né più né meno. Ce l'hanno tutti la soluzione, mica Krishna chiedono, ma se ci sono pianeti paralleli ai nostri, cioè dove vigono le stesse condizioni che vivono qui, ma loro ce l'hanno la possibilità, certo ce l'hanno tutti, mica, Krishna non è mica è un folle. Che a te ti do la possibilità, quello no, voglio vedere come soffre, mi voglio divertire come bambini che come bambini che si divertono a vedere il ragno, mettono le formichine sulla ragnatela per vedere, vedono lì come il ragno divora la formichina. Aspetta che concludiamo con vai madre, ci vado. Sì. Allora, le forme umane sono 400.000 e anche Brahma è considerato una forma umana. Per forma umana si intende non animale, non vegetale. Per forma umana si intende che tu comunque hai la possibilità di porti delle domande. Quindi anche Brahma è considerato un uomo. È annoverabile nelle 400.000 specie umane. Poi ci sono quelle più evolute e quelle più degradate. Allora, sei Deva. Sì, sì. Direttamente lì. Si prende una foto umana, tu lo sai che è facile, no? La coscienza di Krishna è facile, è vero, non è che devi fare tante cose, è vero? Eppure, non è che ecco. Allora, giusto, sta dicendo, allora, mamma di Cristina dice, ma se questi Deva hanno un'intelligenza così soprannaturale rispetto a noi, così, e vogliono diventare coscienti di Krishna, ma chi gliela fa a venire qui? Ma perché non diventano coscienti di Krishna direttamente lì? Allora, effettivamente, la coscienza di Krishna è molto semplice. È semplice, che devi fare? Cantare Hare Krishna, danzare di fronte alle divinità, mangiare dell'ottimo prasadam, leggere delle cose interessantissime, stare insieme a persone piacevoli, vita virtuosa, si sta bene, non vive più le angosce o sono molto diminuite, tutto, vive in una condizione speciale. Allora perché però è così difficile, malgrado tutto? Perché quanti siamo qui dentro? Perché? Io ti ci sto portando. Perché se è così semplice? Quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Roma quanti abitanti ha? Aspetta, questo è l'unico centro. Il prossimo andando su è Firenze. Il prossimo andando giù è Lecce. C'è una fetta. Perché ce n'è solo uno? Perché siamo 3, 4, 5? Perché siamo soltanto in 7 qui dentro? Perché? Perché tutti? Perché non vengono? Perché non vengono? Perché se è così semplice, perché non vengono? Perché? Perché?
E che significa mai è forte? Hanno bisogno di godere. Che significa? Perché loro sono convinti di essere Dio. Ossia, che significa essere Dio? Se Dio significa eccomi, supereroe oppure l'onnipotente. No, voler essere Dio significa pensare che tutto quello che mi circonda è mio, e una volta ottenuto, una volta agguantato una bella fetta di questo che mi circonda, che comunque è mio, comunque è anche mio, io sarò felice. Allora, il karmi, ossia il materialista, cioè colui il quale non ha alcun interesse alla vita spirituale, pensa: io qui posso essere felice in un modo o nell'altro, non voglio pensare alla morte. È idiota, va a dire, un idiota, perché pensa: io qui sarò felice, io non voglio pensare alla morte. Che bisogno c'è di pensare alla morte? La vecchiaia, quelle sono cose, poi ci penserò quando sarò vecchio. Adesso devo godere del mondo, è mio e sarò felice. Allora, noi lo vediamo quanta precarietà c'è in giro. Che cosa? Però, ecco, e anche dopo che mi sarò goduto la vita, dice giustamente Luciano, anche se devo morire, però ho goduto, io sì, me la sono spassato, ho fatto quello che volevo. Però noi vediamo che effettivamente non è che ci sia tanto godimento in giro, è molto molto molto, no, molto precario, diciamo, come godimento. Eppure quel poco basta per inebriarci dell'idea che si possa stare bene in questo mondo materiale. Allora, e questo è un impedimento, perché Prahlad Maharaj dice Matirna Krishna Paratasvato, dice per coloro i quali pensano che qui si possa stare bene, qui si possa godere veramente, non c'è proprio speranza di diventare coscienti di Krishna, perché non vogliono, loro vogliono continuare a rimanere qui a masticare già masticato, trito, ritrito, la solita minestra. Allora, se già qui è così forte l'illusione di pensare che si possa godere e non c'è niente, si sta proprio male, si vive poco, malattie, vecchiaia, morte, sofferenza, che godimento c'è? Pure, tu figurati nei pianeti superiori. Sai che fanno dalla mattina sera nei pianeti superiori? Sai cosa fanno? Sesso. Ma un sesso che non si può neanche immaginare qui. Non si può immaginare, è spiegato. Sì. Godono in una maniera incredibile, è tutto... così come qui al centro c'è il sesso, eppure lì c'è un piacere che è impossibile proprio da descrivere, no? Ci sono le descrizioni del Bhagavatam, dei pianeti, dice sesso, fanno sesso dalla mattina alla sera, non ci sono male, mangiano benissimo, bevono il soma rasa, che è questo nettare, il nettare degli dei, no? Ecco, giustamente Luciano dice ironicamente: non vedo l'ora di andarci. Sì, allora come fai lì a pensare? Come fai? Se stai lì? Com'è? Io cerco di ripetere. A che miseria? Se devo lasciarlo, che senso ha per una cosa temporanea? Come costruire? Quando l'ho raggiunto, poi sono veramente felice. Certo. Quando io ho raggiunto quella cosa che volevo, la situazione che volevo, mi sono trovato più bene, poi sono veramente felice. E allora stai bene lì, se non c'è coscienza di niente. Ah, ecco, appunto. Giustamente, niente, giustamente, giustamente, amata G. Cristina dice: beh, tu per quanto possa godere, per quanto possa spassartela, ma come puoi pensare di essere felice quando poi a un certo punto devi lasciare tutto? Devi essere proprio ottuso per godere, sapendo che poi devi lasciare tutto. Infatti bisogna essere profondamente idioti. Ma quell'idiozia ce l'ha da Krishna? Krishna ce l'ha da quell'idiozia, perché noi vogliamo godere, vogliamo sperimentare quello, e non potremmo sperimentarlo se Krishna fosse così come normalmente è, sempre di fronte a noi. Allora Krishna, una volta Prabhupada ha detto, noi sediamo su Krishna, noi respiriamo di Krishna, noi vediamo Krishna,
tutti, noi mangiamo Krishna, noi tocchiamo Krishna, perché tutto è Krishna, tutto è Krishna, tutto è sostenuto, tutta energia di Krishna, però non ce ne accorgiamo, perché non siamo coscienti di Krishna. C'è Krishna dappertutto e noi non lo vediamo, perché Krishna si nasconde, no? Allora, tu immagina alle pianeti superiori quanto difficile sia impegnarsi. Allora vogliono venire qui perché qui vita breve, breve, non ci sono tante distrazioni. Qui? Ecco, qui c'è la sofferenza. Lì non soffri, e non... Invece la sofferenza è funzionale. Vita breve significa sofferenza. Non tante distrazioni significa sofferenza, perché se uno è identificato con i sensi e i sensi non hanno molte soddisfazioni, tu percepisci quella, quella insoddisfazione dei sensi, la percepisci tua, perché ti identifichi nei sensi. In Kali Yuga è terribile, in Kali Yuga è una misericordia speciale, in Kali Yuga proprio per... anche i materialisti, ma che vivo a fare? I materialisti che dicono che vivo a fare si suicidano, ma anche tanti pseudo spiritualisti si suicidano pensando di volersi fondere nell'assoluto, diventare uno con Dio, annullarsi, come dicono i buddisti, per esempio. Il buddismo è una forma di suicidio, è una forma di suicidio però più colto, però è suicidio, perché uno che vuole annullarsi, uno che pensa che vivere significa sofferenza, e quindi la soluzione alla sofferenza significa non vivere, cioè il nirvana secondo i buddisti è questo, no? Niente, senza qualità, zero qualità, nulla, zero, la verità assoluta è lo zero, l'inesistenza. Dicono che è tutta illusione, quindi lo scopo della meditazione è annullarsi, lo zero. Oh, la verità ultima è lo zero, lo dice proprio il Dalai Lama, l'ho detto, oltretutto è spiegato nella Chaitanya Charitamrita, sono spiegati proprio tutti i punti, i 9 punti su cui si basa il buddismo originario, perché poi il buddismo... La pletora di buddismi che c'è oggi sono il risultato di contaminazione di filosofie preesistenti. Sì, lo credo, ma non sanno bene che cos'è. Shishinitai Sachinandana Ki, Jai, Jai Gurmitai. E quindi. Poi ci sono alcuni che sono anche contaminati da religioni. Alcuni sono molto simili al cristianesimo, al cattolicesimo per esempio, e credono comunque ci sia un Dio, che ci sia un luogo. Alcuni sì, voglia, alcuni, ma talmente tanti. Uno pensa buddismo c'è uno, è una marea, ma non ci si raccapezza, è una marea di buddismi. C'è chi crede nello zero assoluto, c'è chi crede comunque deve ritornare sempre qui, eternamente qui, c'è chi pensa che ci siano i paradisi, ci sono inferni addirittura, i luoghi. Però non è, cioè non si capisce, il vero buddismo non c'è più. E ce ne sono tanti, ma veramente, è una marea. Ma è una marea proprio di buddismo. E comunque, Sì, spiegato in Kali Yuga che nei paradisi proprio in Kali Yuga non ci va nessuno nei paradisi proprio, perché sono tutti impegnati in attività empie, quindi nascono tutti, rinascono tutti cani e gatti e maiali e asini e cammelli alberi. Sì, in Kali Yuga è spiegato così. Prabhupada diceva: tra coloro i quali seguiranno i principi della coscienza di Krishna, i più sfortunati andranno su nei pianeti superiori. Magari non, pensa un po', però appunto che senso ha? Se vai lì è meglio tornare subito, impegnarsi. Sì, e poi concludiamo e la prossima volta continuiamo la lettura. Però la scienza, chiamiamola astronomia, sì, fa vedere il sole, tutti i pianeti intorno, in circolo. Sì. Sì, perché loro effettivamente ci sono sistemati così. Sono 14 sistemi planetari. La Terra si trova in un sistema planetario mediano.
è uno dei pianeti del sistema planetario Mediano. Però Mediano, i vari sistemi, scusami, i sistemi planetari significa non un pianeta, un pianeta, un pianeta, un pianeta, sistemi planetari dispiegati trasversalmente. Poi più su c'è l'altro sistema, una retta, è lo stelo del fiore di loto. Sulla sommità c'è Brahma Loka, il pianeta più elevato del mondo dell'universo materiale. No, c'è l'universo materiale e c'è un fiore di loto che nasce dall'ombelico di Vishnu. Lungo questo stelo del fiore di loto, quindi verticale, ci sono sistemi planetari che sono dispiegati in posizione così, trasversale. Girano, hanno delle orbite, certo, certo. Prego, prego, Luciano. Guarda, è come dire, io vedo una casa. Ci sarà vita? È stata costruita apposta. C'è vita dappertutto. Ma guarda, anche su questo pavimento c'è tanta vita, ma io non lo vedo. Però con occhi adatti, per esempio con un microscopio, lo posso vedere. Sì. C'è. Sì. Sì, noi sì. E certo, certo. Ma anche in questo stesso pianeta ci sono tanti esseri che non hanno la nostra forma, che sono esseri senza occhi, senza orecchi. Sono esseri strani. Anche non visibili ai nostri occhi, su questo stesso pianeta, tra me e te ci sono miliardi di esseri viventi, stranissimi, che noi non vediamo, ma ci sono. È pieno. Sarvaga è una caratteristica dell'anima spirituale, poi la incontreremo nella Bhagavad Gita. Ricordiamoci, Sarvaga o Sarvagata significa che l'essere vivente può vivere ovunque, anche nel fuoco. Anche nel fuoco ci sono esseri viventi. Oltretutto è anche stato detto, alcuni scienziati hanno scoperto che ci sono degli esseri viventi che... Ecco, Vivashvan per esempio... Vivashvan è il reggente del sole, sono corpi fatti di fuoco. E no, così come tu non soffri stando nella terra e nell'acqua. Sì, dipende. Cioè, no. Come questo è un pianeta terracqueo e tu sei il tuo corpo, non tu. Il tuo corpo è fatto di terra, acqua e terra fondamentalmente. Così il pianeta Sole, poiché è un pianeta dove in prevalenza c'è preminenza dell'elemento fuoco, i corpi sono fatti di fuoco. Tipo? Certe cose non le hai capite. Sì. Ecco, e stare già lì non significa stare vicini a Krishna, eh? Perché vicino a Krishna non è una... Dobbiamo capire questo, essere vicini a Krishna non significa essere vicini a una questione di chilometri. Cioè qui stiamo lontani un tot chilometri, lì invece sono più vicini, quindi basta che fanno un salto, come dire Piazza Venezia, io sto qui a un tiro di schioppo, uno invece che a Tor Vergata, non è così. Sì, ma si sono meritati quella dimensione per attività, è una destinazione, dimensione materiale, frutto di attività materiali. No, non sono arrivati all'apice e da lì è molto più facile cadere. Certo. Desiderio è io. Ecco. Perché c'è questo desiderio, pensa, tu vai in un posto dove godi, stai bene, potresti anche immaginare di essere. Certo, certo, sei in un posto dove godi e stai bene. L'ultimo tempo, l'ultimo anno, diciamo. L'ultimo anno ti si avvilisce, appassisce la ghirlanda. Paura, terrore, angoscia, certo. Però l'importante è tornare da Krishna, l'importante è sviluppare coscienza di Krishna. Questo è importante, questa frase che c'è scritto qui.
Per matura comprensione di coscienza di Krishna si intende che in qualunque condizione di vita io mi trovi, qualunque condizione, qualunque significa qualunque, non alcune piuttosto, che in qualunque condizione di vita io mi trovi, debbo considerarla una speciale misericordia di Krishna su di me. E allora cosa faccio? Cosa devo pensare quindi? Allora, lasciate che io prenda vantaggio di questa condizione, qualunque essa sia, lasciate che io prenda vantaggio da questa situazione, da questa condizione, per diffondere questa coscienza di Krishna, questo movimento per la coscienza di Krishna, e portare avanti, condurre la missione del mio maestro spirituale. Sì. Allora, stando in quella trovandosi in quella condizione godereccia, come la chiami tu, dei pianeti superiori, ci sono le persone, quelle veramente veramente intelligenti ragionano così, cioè qualunque condizione di vita io mi trovi, io mi impegno in coscienza di Krishna, inferno, paradiso, non mi importa. Questi sono poi i puri devoti, però diciamo normalmente nel mondo materiale i puri devoti non ci sono, nel mondo materiale, che sia paradiso, inferno, pianeta mediano, normalmente i puri devoti non ci sono, una cosa più che rara, no? Praticamente unica. Allora, eccezione fatta per i puri devoti che dicono in qualunque condizione io mi trovi, io mi impegno in coscienza di Krishna, per me tal quale è, questo è quello, per me pari sono, come diceva un tale. Allora, normalmente ci sono persone più intelligenti o meno intelligenti, o stupide completamente. Allora, tra questi, i più intelligenti pensano, allora, cos'è più facile? Siccome mi rendo conto di essere misto, di avere sì desideri spirituali ma anche desideri materiali, allora la persona intelligente, onesta, dice, guarda, io debbo accettare ciò che è favorevole per avanzare spiritualmente. Cosa è favorevole in questa condizione? Rinascere nel pianeta Terra, perché lì la vita è breve, non ci sono tante distrazioni, c'è un metodo semplice, cantare Hare Krishna, che Caitanya Mahaprabhu ha dato un semplice metodo, quindi tutte le condizioni favorevoli sono presenti qui. Allora, lì tu Hare Krishna lo puoi cantare dappertutto, anche all'inferno, però nei pianeti superiori ci sono talmente tante distrazioni, talmente tante, che cantare Hare Krishna, benché sia una cosa così facile, diventa impossibile addirittura, perché è troppo divertente. Quello è il paese dei balocchi, ecco, come Pinocchio. Basta vedere qui, guarda, senza scomodare ipotesi di come lì sia, guardati qui, guardati intorno qui e guarda come le persone rifiuteranno la coscienza di Krishna, la rifiuteranno perché pensano che sia una perdita di tempo cantare Hare Krishna, che qui si può stare bene anche qui, io sto già bene qui, io starò, non sto bene ma starò bene, adesso mi impegno, sviluppo economico, lavorerò duro, mi impegnerò, un arrangiamento all'organizzatore, diventerò felice qui. No, grazie Hare Krishna, sì, grazie Hare Krishna, la vita spirituale non fa per me. Senza andare nei pianeti superiori, tu immagina la motivazione che loro hanno qui nel mondo materiale, i materialisti hanno nel mondo materiale qui, in pianeta Terra, scusami. Tu, quelle stesse motivazioni, prova a figurartele amplificate all'ennesima potenza. Quindi quanto più semplice capire, quanto lì sia difficile avanzare spiritualmente. Ecco perché vogliono venire qui. Esattamente quello che la Bhagavad Gita dice costantemente, non perdere tempo, te lo dice pure Prabhupada, ha detto non perdere tempo. Questa è la situazione migliore. Lì si è addormentati dal benessere e dalla felicità, dalla felicità materiale. Questo. Io devo, allora, certo, si può andare da qui direttamente da Krishna, non c'è bisogno di passare per altre tappe, basta, si può andare, tornare da Krishna, e lo dirà nella lezione, poi continueremo a leggere. Chi decide? Krishna.
È Krishna che, no, non è Krishna capriccioso, siamo noi capricciosi. Capriccioso significa siamo noi, Krishna non è capriccioso, siamo noi impazziti. C'è una legge, si chiama legge del karma. C'è toccato come karma, ma non che tiri fuori la pallina, il numeretto così casualmente. Non è che c'è toccato di stare lì, boh. No, c'è toccato di andare lì perché delle nostre attività. Noi non lo sappiamo, ma agendo in un modo si ottiene un risultato. È negativo stare qui, è negativo andare lì, è negativo andare giù. Però, in tutto questo cattivo affare, su, giù, destra, sinistra, qui, in questo momento, in questo luogo, c'è un metodo, una condizione semplicissima, facile, per tornare da Krishna. Basta cantare Hare Krishna, seguire quattro principi regolatori. Niente carne, pesce e uova, niente intossicanti, neanche blandi come te, sigarette e caffè, niente sesso illecito, ma solo se, qualora uno volesse farlo proprio proprio, solo sesso finalizzato alla procreazione di figli, che poi il genitore dovrà liberare dall'ignoranza materiale e educare in coscienza di Krishna. E quarto principio regolatore, niente speculazione mentale, smettere col dire secondo me, io penso che, cioè inventare, fabbricarsi un metodo tutto proprio per ottenere la perfezione della vita. Questa si chiama speculazione mentale, quindi no speculazione mentale. Krishna ha già detto tutto, il puro devoto ce lo ha riferito così com'è, dobbiamo soltanto metterlo in pratica. Allora, seguendo questi quattro principi regolatori e cantando regolarmente il Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, per 16 volte il giro di Mala, di Rosario, circa un'ora e tre quarti al giorno di Mahamantra Hare Krishna, di Rosario, scusatemi, di Corona, di Mala, si chiama Mala, tanti pallini di legno. Facendo questo tutti i giorni, seguendo rigidamente le istruzioni del puro devoto che ci dice di fare questo, uno torna da Krishna, è sicuro di tornare da Krishna in questa stessa vita. Ah, io ho goduto prima. Ora loro stanno mangiando, diceva, noi stiamo qui nel pianeta godereccio che mangiano, e lui invece no, ma io ho goduto prima. Va bene, jai Grantaraj Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Nitagora Premanande Hari Hari Bol. Ricordiamo che giovedì prossimo ci sarà normalmente l'appuntamento con la Bhagavad Gita, continueremo a leggere la lezione di oggi, che è molto 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 interessante, piena di spunti e così densa. Grazie, ci vediamo giovedì prossimo e ci sentiamo giovedì prossimo, e comunque ci vediamo e ci sentiamo ogni mattina a partire dalle 6:15 con i canti devozionali e poi con la lezione dalle 7 alle 8 sullo Srimad Bhagavatam. Jai Srila Prabhupada Ki Jai, Nitagora Premanande Hari Hari Bol.